Ciao ragazzi e ciao ragazze, allora, video dei top e flop del mese di agosto. Allora, più che il video dei top e flop, il video dei flop del mese di agosto, perché mi rendo conto che sono stata abbastanza cattiva questo mese con il video dei top e flop. Quindi ne ho salvato forse uno, e uno è nel limbo. Allora, vi chiedo scusa in anticipo, anzi, vi chiedo scusa proprio perché sono consapevole che nel video precedente, ovvero quello della nail art, e nel video precedente a quello della nail art, quindi il makeup tutorial con la palette di Kiko, quella se non erro la 04, non sono stata attiva con i commenti, nel rispondere ai commenti, ma non sono attiva proprio in questi ultimi periodi su YouTube, tantomeno sulla fanpage. Ragazze, vi prometto che li leggerò tutti e vi risponderò il più presto possibile, però non mandatemi male, non mandatemi male, purtroppo mi sta andando tutto male. Non c'è una volta che vi dico una cosa buona proprio. Quando succederà qua che vi dirò che andrà tutto bene? Quando andrà tutto bene? Allora, vi faccio vedere il video, no, vi faccio vedere i prodotti flop. Allora, iniziamo subito con Limbo. Allora, con il prodotto che lo metto appunto nel Limbo. Ed è questo qui della Cotton Plus. Allora, sono riuscita a trovare anch'io questi dischetti. Allora, sì, effettivamente dico molto spesso allora. Ha ragione il mio amico. Avete ragione anche voi. Allora, ritorniamo ai dischetti. E Cotton Plus, ne ho sentito parlare spesso, ne ho sentito parlare tanto, ho letto diverse recensioni su questi prodottini, su questi dischetti e diciamo che ero incuriosita dal prodotto. Unica cosa, unica pecca, che se non erro non si poteva acquistare online e che altro? Non riuscivo a trovarli nella mia città. Quindi, di conseguenza, ci ho rinunciato finché un giorno sono andata in un negozietto cinese. Quindi, non lo vende Zanoni, non lo vende Limoni, non lo vende chissà che profumeria costosa, ma bensì nei negozietti cinesi. Sono entrata per un accendino e mi sono ritrovata ai Cotton Plus. Prezzo di questi dischetti struccanti che si attivano con l'acqua perché all'interno hanno un detergente è di 1,80 euro. Allora, che dire di questi dischetti struccanti? Hanno un estratto di olio d'argan con vitamina E, formato mini, non c'era il formato più grande, se no li avrei presi. Secondo me 1,80 euro è un tantino alto come prezzo, anche se un prodotto innovativo. Il che è carina la questione, sono 80 dischetti, va messo il dischetto sotto l'acqua e appunto si attiva il detergente, quindi va a rimuovere il trucco. Però ecco, io ho sempre bisogno di andare a detergere, sarà che sono fissata. Sarà quello che volete, ho sempre bisogno di andare a detergere bene. Non brucia gli occhi, quindi comunque è un Made in Italy, se non erro. Sì, sono stati fabbricati a Torino, fabbricati. Va bene, sono di Torino. Comunque, non sento di bocciarli. Sta durando anche tanto sta review sui Cotton Plus. Va bene, li metto nel limbo, magari li proverò meglio e li facciamo promuovere o bocciare. Quindi, primo prodotto, ni. Vediamo, andiamo avanti. Ah, so schifo. Allora, sono stata a San Pietro in Bevania in vacanza e questo lo sapevate già. Ho preso 6 strisciotte depilatorie, anche se avevo già fatto la ceretta, ma io sono fissata, me ne vado girando con la pinzetta nella borsa. Non è normale, lo so, ma sono fissata. Quindi
Sono entrata in un negozio e ho acquistato queste strisciette depilatorie. Prezzo, se non erro, era in offerta a 1,50 euro, 10 strisciette depilatorie. Ora, da me si dice, come spendi mangi? Quindi, potete capire che non ho mangiato proprio nulla. Non mi piacciono affatto, non, si strappano, ma cioè ti strappano il velo di pelle che ti rimane quando sei abbronzata e ora sparirà tutto. Quindi la profumazione mi piace perché hai i lamponi. Qui ci sono i lamponi, ma c'è scritto fragranza e frutti di bosco. Proprio l'amicizia è qui. Niente, non hanno all'interno, qui c'è scritto con vitamina E, tutto con vitamina E, burro di karité e olio di cocco. Non hanno all'interno dei dischetti togli rimuovicera, ecco. Quindi è una cosa che non mi piace, ma voi giustamente direte che cacchio vuoi a 1,50 euro, e hai ragione pure tu. Va bene, comunque, bocciati sono della Depiline. E sono queste qui. Comunque, tutto sommato a 1,50 euro. Puoi anche prenderli, ma te lo sconsiglio. Vediamo, prodotto A. Questo non ricordo se ve ne ho già parlato o meno. Allora, la crema mirtillosa di Neve Cosmetics. Allora, come posso dire che questa crema non mi piace? Mi piace la consistenza, mi piace il fatto che sia totalmente naturale, che sia vegana, che sia senza parabeni, che sia senza petroli. Sto per impazzire, ragazzi. Sento un profumo maschile su di me. Non, vabbè, non so, sto impazzendo. Ragazze, portatemi da qualche parte. Io sento che farò un biglietto solo andata quel giorno, lo so, me lo sento. Adottatemi. Allora, no, non ero una. Allora, dicevo, torniamo a Mirtillosa. Sa che ho bisogno più di una settimana di vacanza. Tornando a Mirtillosa, non mi piace la profumazione. È un po' aspra e a me piacciono le profumazioni dolci. Resta questo odore quasi balsamico sul corpo e non mi fa impazzire. Se avete mirtillosa, avete provato mirtillosa, avete provato anche gianduiosa, gianduiotto di Neve Cosmetics, non mi piaceva. Non mi piacciono tanto le creme di Neve Cosmetics. Per tutto il resto è promossa per quanto mi riguarda, per alcuni prodotti. Ad esempio c'era Nascondino che non mi piace. Parlo del correttore. E niente, quindi bocciata, 13,50 euro più spese di spedizione, bocciata. Poi, allora, questo l'ho acquistato di recente, ci ho fatto due lavaggi e il risultato è sempre quello. Allora, questo è il Million Gloss Shampoo, brillantezza effetto laminato e riparazione profonda, capelli opachi senza luce e della testa nera. Questo qua. Bellissimo, io mi sono fatta abbindolare dal suo affascinante ed elegantissimo packaging. Però ecco, c'è un problema che non lava. Questo è il problema principale. Si è rotta la scatolina, vabbè, si è deformata il fatto apposta. Allora, il problema è che non lava. Nuovo per riflessi brillanti e multisfaccettanti. Allora, cioè, uno lo legge, capito? E rimane affascinata da tutto ciò, ma non è così. La profumazione mi piace perché non è né femminile e né maschile, quindi è buona, sa di buono, sa di pulito. Il punto è che non lava, non,
Non è che non lava, lava, però ti lascia la cute grassa e questo non mi piace. Si sporcano praticamente il giorno dopo, quindi sono costretta a rilavare i capelli. E, lo devo utilizzare, forse lo devo diluire di più con l'acqua. E niente, quindi questo qui, prezzo di questo shampoo, se non erro, 2,25 euro più o meno, 2,30 euro, questo qui. Poi, quindi, bocciato, bocciato. Ah, questa è una crema corpo che sto utilizzando in questo periodo. Ricevuta l'anno scorso, il giorno del mio compleanno, da Alessandro, che saluto anche se non vedrà mai questo video, con il profumo di Guess. Buonissimo, dolcissimo, fantastico, mi piace. Dolce ma non tanto dolce, è molto sensuale. E appunto, ultimamente sto utilizzando questa crema di Guess. E devo dire che mi piace, anche se la mia preferita, quindi questo è l'unico prodotto forse che promuovo questo mese, anche se la mia preferita, sapete bene, è Alien. Alien, come crema corpo è davvero ottima, ha un profumo che persiste parecchio e mi piace perché ha dei micro glitter dorati all'interno, quindi ha questo effetto sul corpo davvero bello. Unica pecca di Alien è che non idrata, non è assolutamente idratante, quindi è un prodotto che lo metti proprio lì dopo la doccia, ma messo proprio così. Mentre questo è un tantino più idratante, però ecco, a prescindere, tutte le creme corpo che hanno a che fare con un qualsiasi altro profumo non hanno questo effetto idratante. Come questa qui, mirtillosa, che al contrario di queste, l'unica cosa positiva è che appunto ha un effetto totalmente idratante a base di burro di karité e quant'altro, giusto? Sì, mi sono inventata il burro di karité, ma se non erro c'è. Va bene. Quello era il concetto comunque. Quindi, promossa perché mi piace la profumazione e tutto il resto. Mi piace anche sul corpo, è un tantino più idratante appunto di quella. Ah, altro prodotto promosso. Ce l'ho su in questo momento, non si vede, mi metto come cavolo, dove mi metto? Va bene, non si vede perché appunto è trasparente. È il Glossy Lips di Pupa, nella tonalità 100 praticamente, la trasparente, questo qua. Allora, mi piace, è un semplicissimo gloss, è un tantino appiccicoso, ora non so se sono ancora reperibili i Glossy Lips. Profumazione vanigliata, unica pecca è il prezzo e ammetto che 12,50 euro per un gloss sono veramente tanti, quindi Pupa abbassa i prezzi proprio perché 12,50 euro d'un brand proprio. Quindi bisogna essere onesti, cioè sì, è un gloss, non stiamo parlando di un prodotto, è un semplicissimo gloss trasparente. Andate da Essence e trovate lo stesso. Sono cattiva, lo so, questo oggi proprio sono proprio cattiva. Sarà il periodo premestruale, però voglio dire, alla fine si va da Kiko, si va da Essence e trovate un gloss trasparente a 3 euro, te lo prendi da Essence, magari te lo ripassi durante la giornata, però insomma, 13-12,50 euro è tanto per un gloss, anche se mi piace. Poi fammi vedere che altro ho qua dentro. Allora, altro bocciato, non so quanto durerà sto video, quanto sta durando. Altro bocciato è questa pinzetta di Avon. Allora, io non ho assolutamente niente contro Avon, mi piace come azienda, mi piace come marca, come brand appunto. Credo che i prodotti siano validi, questo ve lo dirò sempre, fino proprio ad esaurirmi. La pinzetta non vale un centesimo, costa 7 euro, ma non ne vale nemmeno uno. Ha una presa, non è che ha una presa lenta, ha una presa particolare, un po' strana. E tra l'altro penso che appunto la parte pinzatrice,
sia abbastanza affilata, quindi di conseguenza ogni tanto va a strappare anche la pelle. È pericolosa questa. E tende a tagliare il pelo, quindi se dovete andarci proprio piano. Io vado in automatico, quindi sono un tantino veloce. Questo è proprio il rumore che faccio quando vado a pinzare. Quindi penso che sia molto aggressiva come pinzetta. Li va a spezzare di conseguenza. Non mi piace, non prende bene il pelo. Non mi piace. Ultimo prodotto che non mi piace, io continuo a prendere deodoranti Dove di qualsiasi altra profumazione, ma Chanel 1 è quello che ti piace ed è l'Invisible Dry. Ho preso questo qui Go Fresh all'arancia, non già sapevo in partenza che non mi sarebbe piaciuto. Non è che non mi piace, è che non mi piace avere addosso degli odori. Non c'è che al di fuori delle profumazioni che già utilizzo, sono molto standard. Non mi piace avere un profumo particolare, aggressivo. Non mi piace, non mi piace questo qui. E per finire, boccio questa terra di Kiko. Sta qui con questo packaging ginzato. È carina. A parte che puzza, non so perché, ma puzza. Allora, so che è di una collezione vecchia, però io l'ho preso praticamente mese scorso. E non è normale che puzzi così. Puzza. Per me questo puzza. Vabbè, fatto sta che non scrive, quindi è bocciata. Però, distaccavo tutto. Proverò ad utilizzarla come provo ad utilizzarti. Non lo so, mi inventerò qualcosa e la finirò, sicuro. Allora, ragazzi e ragazze, spero che il video non sia durato tantissimo, spero che il mio video vi sia piaciuto. Commentate ugualmente, vi risponderò il più presto possibile. Sembra un call center, è bruttissima sta cosa. Vi voglio un mondo di bene e grazie a tutti i nuovi iscritti, grazie ai vecchi iscritti. Vi mando un enorme bacione e al prossimo video. Ciao ragazzi!